Buon venerdì 29 marzo, venerdì santo, un venerdì, una mattinata da vivere insieme. Buongiorno a tutti voi che avete scelto di passarlo con noi, buongiorno al nostro pubblico. Giacomo, buongiorno a te. Buongiorno a te, grazie, buongiorno al nostro pubblico in studio, al pubblico a casa e fra tutte le persone che ci seguono, una in particolare a cui vogliamo dare il buongiorno è la signora Maria Carta, che ci segue da Itteri, in provincia di Sassari, ci segue tutti quanti i giorni, è una fedelissima. Allora noi in questo venerdì santo vogliamo dare un bacione alla signora Maria. Un bacio! Ma ci incamminiamo, Giacomo. Andiamo, grazie. Ci incamminiamo. Oggi ha cambiato postazione, però è lì pronto Don Massimo Tellan. Don Massimo! Buongiorno! Buongiorno! Grazie, buongiorno Giacomo. Don Massimo, come stai? Bene, bene, giorni intensi, impegnativi, non solo per i sacerdoti, ma per tutta la comunità cristiana che vive quello che è il cuore della nostra fede, il mistero pasquale, centro e culmine di tutto l'anno liturgico, come la liturgia ci fa dire proprio nell'annuncio di Pasqua, al giorno dell'Epifania, ecco. Prima di rispostarci, perché oggi sarà una giornata di viaggi, che cosa ci stai preparando quest'oggi? Sto preparando un'immagine dell'Addolorata, perché non si può non parlare dell'Addolorata il giorno del Venerdì Santo, ecco. Anche se poi liturgicamente la festa che le è propria è stata spostata al giorno seguente alla festa dell'Esaltazione della Santa Croce, che è appunto il 14 settembre, e l'Addolorata il 15 settembre, proprio per sottolineare questo doppio binomio, ecco. Don Massimo, noi vogliamo partire subito per un viaggio. Vieni anche tu con noi, andiamo subito a Taranto. A Taranto, dove ci aspetta Don Emanuele Ferro, che è parroco della cattedrale della città vecchia di Taranto. Don Emanuele! Don Emanuele, buongiorno! Don Emanuele! Buongiorno, bentrovati, buon venerdì santo! Buon venerdì santo! Questa notte è iniziata la processione dell'Addolorata. Ci puoi raccontare a che punto è? Siamo quasi a metà di questa processione, in realtà è una processione che si snoda dal centro storico di Taranto, la città vecchia che insiste su un'isola, va verso il Borgo Umbertino, fa una sosta in una comunità di suore e poi ritorna di nuovo verso la città vecchia. È una processione che dura dalla mezzanotte del venerdì fino al primo pomeriggio del Venerdì Santo. Don Emanuele, questa, noi stiamo vedendo nel frattempo le immagini alle tue spalle, ma anche delle immagini che ci portano proprio alle caratteristiche di questa processione che avviene. La Settimana Santa di Taranto è una delle più particolari, una delle più suggestive della Puglia. Come mai? Allora, abbiamo qualche problema tecnico, proviamo a ricollegarci fra pochissimo nuovamente con Don Emanuele Ferro, anche perché l'avete visto, c'è anche tanta gente lì a Taranto, sì. Per cui muoversi con il segnale non è proprio semplicissimo, ma fra poco ritorneremo fra quelle strade per vivere anche lì a Taranto la Settimana Santa e questo Sabato Santo. Sì Giacomo, intanto vediamo Don Massimo che continua. Don Massimo, possiamo raccontare un po' quella che è l'iconografia per la Vergine Addolorata? Allora, Maria, come ci consegna il Vangelo, viene rappresentata ai piedi della croce. Anche nell'iconografia di Maria vediamo come per la crocifissione stessa di Gesù una evoluzione. E se nell'iconografia classica bizantina Maria è colei che sta ai piedi della croce, ritta, nella sua forza intrepida, in un ruolo di intercessione rivolta verso il Figlio, poi vedremo anche lì nel Medioevo successivamente come anche Maria prende di più i tratti, le connotazioni di quello che effettivamente deve essere stato il suo dolore ai piedi della croce, quello di una madre che vede morire il suo figlio. Così come anche poi nel canto, quello famosissimo dello Stabat Mater, attribuito a Jacopone da Todi, viene sottolineato, no? E colei che lo vide dolcemente nascere, lo vede straziato dai dolori sulla croce. E quindi Maria comincia a essere rappresentata in un gesto di abbandono quasi tra le braccia di Giovanni, colui che le verrà affidato e alla quale sarà affidata lei stessa nel suo ruolo nuovo di maternità. E allora Maria è colei che sta ai piedi della croce riassumendo e portando nel cuore del Figlio e attraverso il cuore del Figlio tutti i dolori dell'umanità fino al cuore del Padre. Ed è bellissima forse quella più nota, abbiamo visto adesso nelle immagini la scultura di Michelangelo Buonarroti, no?
questa immagine così toccante nella quale Michelangelo mise insieme certamente lo strazio della madre, ma anche la serenità di questa donna giovane che accoglie nel suo grembo il figlio ormai esangue, ormai morto sulla croce per la vita di tutti noi. Nel suo dolore Maria è madre naturalmente per Gesù, ma diventa madre, lo sappiamo e ce ne parla proprio la parola, diventa madre per tutti. È bellissimo perché noi crediamo, proprio per la parola del Vangelo che Giovanni ci consegna, che Maria riceve in qualche modo una nuova vocazione. Quel sì che lei dice all'annuncio dell'angelo di diventare la madre del Figlio di Dio diventa di nuovo il sì perseverante ai piedi della croce, nel quale il Figlio stesso consegnerà a lei l'umanità. Lei diventa madre di ogni uomo, diventa madre dell'uomo e quindi madre anche nostra, no? Lì Maria diventa modello e figura della Chiesa che ai piedi della croce, per intercedere, per accompagnare, per sostenere, per confortare il dolore di tutti gli uomini in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni situazione, e dall'altra parte è colei che, proprio perché è figura della Chiesa, ci genera attraverso il dolore di Cristo. È nel dolore di Cristo, del crocifisso, oggi lo viviamo nella passione, che noi rinasciamo. Dall'alto della croce Giovanni ci dice: Gesù emise, effuse il suo spirito, quello spirito attraverso il quale tutti noi diventiamo in Gesù figli di Dio. E lo celebreremo poi solennemente con i sacramenti pasquali, del battesimo, dell'Eucaristia, durante la veglia, la madre di tutte le veglie, come dice Sant'Agostino, domani notte. Don Massimo, sì, proviamo, perché forse abbiamo ripristinato il collegamento, torniamo alla processione dell'Addolorata a Taranto, dove ci aspetta Don Emanuele Ferro. Don Emanuele. Don Emanuele, vediamo tantissime persone, tantissima partecipazione. Rieccoci. Ecco, ci puoi raccontare che momento è questo per le persone di Taranto? Sì. Dalla mezzanotte scorsa. Questo è un momento importantissimo perché la Settimana Santa è uno degli appuntamenti più attesi dai devoti tarantini e non solo. È una processione particolare, quella dell'Addolorata. Dicevo prima, si avvia la notte fra il giovedì e il venerdì santo e si percorre, anche se un breve tratto della città, una processione che ritorna poi nella chiesa di San Domenico nel primissimo pomeriggio del venerdì, quindi tantissime ore di pellegrinaggio in cui i confratelli sono in strada portando alcuni simboli. E una caratteristica, mi chiedeva prima, della processione tarantina è la nazzicata, cioè è un passo lentissimo, un non passo potremmo dire, quasi un cullare i simboli della Settimana Santa. E in questi percorsi così brevi si prega, si è in silenzio, si ascolta la banda. È una tradizione secolare molto bella, che tra l'altro la prima processione, quella dell'Addolorata, ha una devozione particolarissima, nel senso che nella devozione popolare, nell'immaginario popolare, è la Madonna che cerca il figlio subito dopo l'arresto e lo cerca per le strade di Taranto in alcune soste particolari. Quindi sostanzialmente è la Madonna da sola che procede e incede con i crociferi, con alcune poste che rappresentano le poste del Rosario, quindi con questi confratelli, e con la croce dei misteri. Tutta la processione è preceduta dal crepitacolo, ovvero la troccola, che è questo suono sordo, cacofonico, che sostituisce il suono delle campane e che è un suono inconfondibile per i tarantini ed è particolarmente atteso e amato. C'è anche una particolarità, ci sono dei segni penitenziali che invece vengono accollati, nel vero senso delle parole, a dei bambini, sono le cosiddette pesare. Ed è una processione che nella sua semplicità e nella sua sobrietà attrae tantissime persone. La Madonna è stata accompagnata in maniera continua da due ali di folla, dalla notte scorsa fino adesso, e continua a crescere, anche avvantaggiati da un tempo bellissimo che la nostra città ci regala oggi. È un tempo mite, è un tempo primaverile, e quindi la gente viene volentieri a pregare e a stare con noi. Il tempo perfetto appunto per la giornata di quest'oggi. Don Emanuele, hai accennato alle confraternite, te in particolar modo sei anche padre spirituale della confraternita della Santissima Addolorata e di San Domenico. I confratelli come si preparano a questa processione? Sì, della confraternita dell'Addolorata e San Domenico.
I confratelli si preparano attraverso un tempo quaresimale molto intenso, tutte le domeniche celebrano le Via Crucis e poi ci sono tantissimi appuntamenti di catechesi, di carattere penitenziale, una preparazione spirituale molto intensa. Non si improvvisa la Settimana Santa a Taranto, è un percorso che è accompagnato tutto un anno e particolarmente nel tempo della Quaresima, e nella chiesa di San Domenico, che è la chiesa in cui questa confraternita ha sede, è un punto di riferimento per la Quaresima tarantina. Don Emanuele, noi ti ringraziamo, non so se avremo modo, se possiamo chiederti un altro paio di minuti di rimanere con noi, vediamo se riusciamo a realizzare tutto quanto, perché abbiamo proprio il piacere di stare con te nelle strade di Taranto. Grazie allora, grazie e a fra poco. Grazie Don Emanuele. Don Massimo, mentre tu continui la tua opera sulla Addolorata, che tra un po' vedremo, noi ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e subito dopo ritorneremo con i canti di Passione. A dopo. Di buon mattino del Venerdì Santo, è il momento giusto per prepararci a questa giornata e ai giorni che ci aspettano attraverso il canto e la musica. E siamo contentissimi di farlo attraverso l'arte di Isabel Panè, accompagnata dal maestro Francesco Paniccia. Lasciamo subito loro il palcoscenico con l'Ave Maria di Astor Piazzolla. Grazie, grazie a Isabel Panè, grazie al maestro Francesco Paniccia, li ritroveremo fra pochissimo sentendo loro e sentendo nuovamente la loro arte. Giacomo, prima, intanto vogliamo dare il buongiorno a Monsignor Vincenzo De Gregorio, buongiorno, benvenuto. Prego, ben trovato. Ricordiamo che lei è stato preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra e direttore del Conservatorio di Napoli. Sì. Intanto, buongiorno, grazie per essere qui con noi questa mattina. Sono lieto di essere con voi in questa giornata così speciale come il Venerdì Santo. Monsignor De Gregorio, partirei proprio da questo. Siamo nel pieno della Settimana Santa. In che modo l'unione tra la fede e la musica sacra possono aiutarci anche a vivere più intensamente proprio queste giornate? Si sa che la musica non fa altro che esaltare i sentimenti e le situazioni. Da che mondo è mondo l'uomo ha cercato, appena ha cominciato a balbettare qualche suono, di dare attraverso il suono il significato alle situazioni.
Per cui le situazioni della vita quotidiana, dal mangiare, dall'avvertire che c'è cibo, dal dolore, la gioia e così via, e i sentimenti anche della fede. Ragion per cui è diventata sostanzialmente la musica l'elemento strutturante della vita di fede, in particolare poi nella nostra esperienza di cristianesimo occidentale, dove c'è stata una assoluta originale situazione, quella di inserire il linguaggio musicale nel linguaggio della gente di tutti i giorni. Questa è un'esperienza tutta particolare della Chiesa occidentale. Tanto è vero che mentre per le altre situazioni religiose i canti tradizionali sono quelli fissi e non si toccano e quindi da secoli sono immutabili, nella nostra esperienza occidentale di volta in volta il linguaggio della musica è cambiato, le mode della musica sono cambiate e la musica anche per la fede è cambiata. La stessa cosa che è successa nelle arti figurative, perché nella nostra situazione occidentale andiamo da Giotto a Chagall, passando per Caravaggio, e tutto questo è stato tranquillamente accolto. C'è una musica che è fatta del suono della troccola, che è fatta dei passi di una processione. Vogliamo ritornare allora a Taranto, da Monsignor Emanuele Ferro, che abbiamo lasciato poco fa, per vedere a che punto è, Don Emanuele, la processione? Eccoci, dire a che punto siamo a Taranto è un eufemismo, perché procede così lenta che praticamente siamo allo stesso punto di prima e di conseguenza siamo ancora su Via d'Aquino, che è la via che ci mette nel cuore di Taranto. Andiamo verso la sosta che si fa nelle suore per ritornare indietro poi verso la città vecchia. Questo è un momento particolare perché in fin dei conti entrando nel borgo Umbertino, un'altra congrega, l'Arciconfraternita del Carmine, viene a fare omaggio in un certo senso con alcune poste davanti al simulacro della Vergine Addolorata. Quindi in andata ci sono i confratelli dell'Addolorata e verso l'Addolorata, invece verso il simulacro, non so se voi vedete, incedono lentamente, scalzi, i confratelli del Carmine che fanno questo atto di venerazione. Venerazione silenziosa e anonima, perché sono tutti quanti incappucciati, così come il rito penitenziale vuole, incappucciati e scalzi. Monsignore Emanuele, ci puoi raccontare come continuerà poi la giornata di oggi? La giornata di oggi continua con il rientro della processione dell'Addolorata e c'è l'azione liturgica della croce nella chiesa di San Domenico, ma alle 17 comincia invece la processione dei Sacri Misteri, che si svolge tutta nella città nuova di Taranto, uscendo dalla chiesa del Carmine. Questa invece si concluderà domani mattina, domani al Sabato Santo, ritornando nella chiesa del Carmine. E ci sono a tutte punte le statue dei Misteri Dolorosi, e tante poste anche di confratelli. Il sistema più o meno è lo stesso, perché comunque incedono con questa nazzicata. Nel nostro dialetto significa nazzicare, significa cullare, e la processione è animata poi dalla musica delle bande, perché la banda sostiene sia la nazzicata ma anche la fatica e il passo che i confratelli hanno nel portare le statue. Le immagini che ci riportano adesso proprio l'Addolorata che sta procedendo con la natura che ci ha descritto. La città di Taranto possiede anche un repertorio di marce funebri tipicamente tarantine. Sì. E ancora una volta vediamo esatto come tutto quanto confluisce. Dicevo, le immagini ci riportano anche la presenza all'interno della processione di tantissime persone, sì, ma tantissime persone di tutta l'età, quasi a significare il fatto che certi eventi, che diventano eventi di comunità oltre che eventi religiosi, riescono a essere effettivamente trasversali e fruibili a tutti e presenti proprio nelle vite di tutti, qualsiasi età abbiano. Innanzitutto è un evento molto bello di fede e di conseguenza è un evento che ha una caratteristica attrattiva fortissima. Poi bisogna dire che le confraternite tarantine, specialmente quelle che curano i riti della Settimana Santa, hanno una componente fortissima di giovani. Ci sono tantissimi ragazzi che fanno parte delle confraternite e tantissimi ragazzi di 16 anni, cioè l'età canonica per la quale possono aggregarsi, desiderano far parte di questi sodalizi.
E questo è un grande segno anche importante di come la devozione popolare possa arrivare al cuore delle persone e attirare anche, attirare non è una bella parola, ma in un certo senso affascinare anche i giovani e vivere la propria vocazione battesimale all'interno di una confraternita. È un fenomeno molto bello, una testimonianza molto bella, tipicamente anche questa tarantina, potremmo dire. Grazie, grazie Monsignore Emanuele Ferro. Noi ritorneremo tra un po' a Taranto per continuare a vivere insieme questa mattinata del Venerdì Santo. Ora vogliamo andare, Monsignor De Gregorio, ripartiamo, restiamo sempre in Puglia, ma ora andremo a Lecce. A Lecce, dove per scoprire insieme, e ci accompagna in questo viaggio il nostro Simone Nessori, una rassegna di canti di passione. Guardiamo insieme. La Gricia Salentina è un territorio bellissimo, è costituito da 12 comuni, la cui caratteristica è quella di mettersi insieme, del fatto di me che si sono messi insieme per accomunati da una comune cultura, identità, cioè quella greca. Sulla base di questa identità si sono sviluppati dei progetti di valorizzazione dell'identità stessa al contempo del territorio. Uno di questi progetti sono proprio i canti di passione. I canti di passione narrano gli ultimi momenti di vita di Gesù Cristo, della vita e della morte, quindi queste manifestazioni sono particolarmente suggestive e sentite, e proprio per quello sono rimaste in vita tramandate da centinaia di anni senza che ci sia stata nessuna forzatura. Tendiamo a tutelarle, a mantenerle integre e intatte, proprio per non alterare il senso e proprio la profondità di questi momenti particolarmente sentiti. Sono i brani principalmente che vengono inglobati, uno è l'Usantu Lazzaro e l'altro è I Passiona Tu Cristo, che viene considerata una delle forme più antiche di teatro popolare, in quanto oltre al canto vengono inglobati anche i gesti. La rassegna dei canti passione nasce proprio per dar voce a questi cantori che andavano e vanno in giro tra le case di notte a cantare e portare la passione di Cristo. E diamo voce appunto a queste compagnie, che spesso non sono delle compagnie organizzate con dei professionisti, ma sono dei lavoratori che smettono i panni come facevano prima i nostri contadini e si trasformano in fini cantori per portare la passione di Cristo in giro. Monsignor De Gregorio, è bello vedere come in ogni luogo tutto questo si traduce in maniera diversa e con modi diversi. La Grecia Salentina, come anche poco fa sentivamo da Taranto, ogni luogo adopera a volte anche parole diverse, dialetti diversi, lingue diverse per raccontare la fede in musica. Questo è il genio della Chiesa Cattolica Occidentale, vale a dire dare lo spazio a delle altissime professionalità. Si può dire che la storia della musica, quella che noi conosciamo, quella occidentale, che è la più alta di tutta la storia dell'umanità, senza dubbio, è presentissima nella storia della musica liturgica, promossa, aiutata, incoraggiata dalla liturgia della Chiesa Cattolica Occidentale, ma nello stesso tempo il colpo di genio è quello nel dare spazio alle ispirazioni popolari con degli anelli di congiunzione che sono costituiti poi e da una via di mezzo tra coloro che ordinariamente fanno un lavoro, che so io, contadini, fabbri, artigiani, e però poi suonano in banda. E a questo punto l'anello di congiunzione nella nostra storia sono le bande. Sapete quante bande abbiamo in Italia? 4.000. È incredibile. Sì. Queste bande sopperiscono poi al disastro della musica del nostro paese, perché capite bene, nel momento in cui la nostra istituzione scolastica, formativa del cittadino italiano nega al bambino che cresce, alla bambina che cresce, di poter cantare abitualmente in un coro, nega di poter suonare anche da dilettante un qualsiasi strumento, qui sopperiscono le bande, che sono appunto l'anello di congiunzione popolare tra il popolo e la grande musica, perché le bande sono professionalmente ben istituite, e però il bambino che vede il nonno che fa il contadino e però suona in banda, il fratello maggiore che fa l'impiegato del comune e però suona in banda, viene incoraggiato ad avere stima della musica. E in questo senso poi non è un caso se le tradizioni
alcuni locali, ho sentito poc'anzi, le marce tarantine sono famose, ma non sono frutto di una improvvisazione, sono frutto di persone che hanno studiato musica, che professionalmente sono impegnate. In questo senso, quindi, la promozione, soprattutto poi della Settimana Santa, offre una possibilità di essere a servizio con la musica della comunità con delle altissime professionalità. Grazie Monsignor De Gregorio, noi ci vogliamo fermare un istante perché vogliamo vedere anche oggi, in questo Venerdì Santo, sull'Italia che tempo fa. Meteo. Buongiorno al Tenente Colonnello Ilario Miranda, ci dica tutto. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti i telespettatori. Situazione che vede sull'Italia il paese sostanzialmente diviso in due. Al nord la nuvolosità più consistente associata a questa perturbazione, che come vediamo dall'Atlantico procede lentamente verso Levante. Sulle regioni centro-meridionali pressione più elevata, seppur accompagnata da correnti meridionali che hanno determinato, l'abbiamo avvertito tutti questa mattina, un generale rialzo termico, ma nuvolosità poco consistente che non apporterà delle piogge. Andiamo un po' più in dettaglio a vedere le previsioni per oggi con la nostra grafica. Come vediamo al nord il cielo si presenterà generalmente molto nuvoloso, soprattutto questo sulle aree alpine e prealpine, sulle regioni più occidentali, l'Emilia, le aree pianeggianti di Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Andrà un po' meglio invece sull'area romagnola, dove avremo delle schiarite. Alla nuvolosità si associeranno delle precipitazioni, delle piogge sulle zone pianeggianti, sulla Liguria, al nord-ovest saranno un po' più insistenti, così come sulla Lombardia, delle nevicate su Alpi e Prealpi, questo con la quota neve abbastanza elevata a partire dai 1500-1600 metri. Un cielo generalmente al più opaco per nubi alte e sottili, quindi che non apporteranno della pioggia per quanto riguarda le regioni centrali, che come vediamo dove vediamo il soleggiamento sarà maggiore, così come per il meridione, dove avremo un cielo generalmente sereno, al più velato sulle aree peninsulari, mentre sulle due isole maggiori tenderà a splendere il sole. Abbiamo detto della circolazione che si dispone dai quadranti meridionali durante la giornata e rinforza soprattutto intorno alle due isole maggiori, sull'area del Tirreno settentrionale, sull'area del Mar Ligure, su queste zone che avremo il moto del mare più vivace, quindi un moto generalmente molto mosso. Mossi invece saranno tutti gli altri bacini. Le temperature nella giornata odierna mostrano, come detto, hanno mostrato già nei valori minimi un deciso aumento, lo possiamo vedere dalla tabella che mostriamo, e anche le massime, come vediamo, generalmente avranno valori superiori ai 20 gradi per quanto riguarda le regioni centro-meridionali, più basse al nord per la presenza della nuvolosità e delle precipitazioni. Bene, questa era l'ultima informazione. Ovviamente anche noi auguriamo una buona Pasqua sia agli uomini e alle donne dell'aeronautica militare e da tutto lo staff del servizio meteorologico. Grazie Tenente Colonnello Ilario Miranda, tanti auguri di buona Pasqua anche da parte nostra, e noi con il meteo ci ritroviamo dopo Pasqua. Fa vedevamo per le vie di Taranto, dove torneremo fra poco per assistere alla processione della Dolorata, il simulacro, la statua della Dolorata che andava in giro per le strade appunto di Taranto. La vedevamo con i suoi abiti scuri, con gli elementi dorati che contraddistinguono, insomma, che porta il lutto ma che porta con sé anche la speranza della resurrezione. Certamente, perché anche San Bernardo, quando fa una bellissima omelia sulla Dolorata, ci ricorda che certamente Maria ai piedi della croce ha già la speranza della resurrezione, perché lei porta in sé quella fede, no? nel figlio suo che le è stato donato all'annuncio dell'angelo, però non di meno porta anche tutto il dolore e l'afflizione di una madre che vede il proprio figlio morire in questa maniera, no? Pensiamo al dolore di tante mamme, no? In questo momento. Il Venerdì Santo, in questo suo incedere, anche con la Via Crucis stessa, che è un seguire Gesù dentro quelli che sono i momenti del suo ultimo viaggio verso il Calvario, non può esimerci dal pensare all'incedere delle tante passioni, no? Che gli uomini vivono, i tanti calvari che oggi ci sono. E come nella passione di Gesù ci sono diversi personaggi che esprimono la tenerezza, la compassione, la solidarietà, come il Cireneo, e Maria stessa
con il suo ruolo di mediazione, di intercessione ai piedi della croce, così come nell'iconografia ci viene presentata, con la mano alzata verso il Figlio, una mano sul petto, l'altra con la mano orante nella preghiera. E Maria stessa, ecco, ci aiuta, insieme a tutti gli altri personaggi, a ricordare che anche nella nostra via dolorosa c'è bisogno di tante figure. C'è bisogno di qualcuno che consoli, c'è bisogno di qualcuno che aiuti a portare la croce come il Cireneo, c'è bisogno di qualcuno che davvero si metta, talvolta senza dire nulla, al capezzale di qualcuno che sta compiendo l'ultimo passo del suo pellegrinaggio terreno, e nel silenzio, come dice Paolo, piangendo con chi piange, così come si gioisce con chi gioisce, e poter offrire, e non solo soffrire, il dolore che c'è in quel letto, in quella croce, in quella difficoltà che si vive. Don Massimo, abbiamo poco tempo, ma io volevo, prima ci stavi raccontando, ci sono in questo momento, ci fai pensare a quelle madri che in questo momento possono riconoscersi proprio nella figura dell'addolorata. Cosa si può dire a loro in questo momento? In che modo la Madonna addolorata può aiutarle a vivere queste giornate così complicate? Maria sotto la croce sta in silenzio, non dice nulla, riceve semplicemente quello che è il mandato che il Figlio le dà. Allora io direi davvero che alle mamme che non si può dire nulla quando si vede un figlio che soffre, un figlio che muore, però così come Maria sta silente ai piedi della croce e non si chiude semplicemente nel suo dolore, ma guarda dentro quel dolore, io direi a tutte queste mamme di saper guardare dentro al dolore dei propri figli, sapendo che però il Signore è risorto, perché questo noi celebriamo, non celebriamo solo la morte, noi non siamo necrofili, non amiamo la morte, noi amiamo la vita di Gesù che trasforma anche le nostre morti. Allora direi a queste mamme di stare lì, semplicemente con tutto il loro dolore, con la spada che trafigge come la spada ha trafitto il cuore, l'anima di Maria, ma di chiedere al Signore il dono della fede che sa guardare oltre, a quell'oltre che il Signore risorto ci fa intravedere il mattino di Pasqua, perché è l'unica risposta che si può trovare. Senza la fede davvero, anche per un genitore, la cosa più inconcepibile, la cosa più innaturale che possa succedere, che è quella di sopravvivere al proprio figlio, non si può comprendere, non si può neppure sopportare oltre che comprendere. Don Massimo, grazie per essere stato con noi, grazie non solo per ciò che le tue mani producono, ma anche per ciò che la tua voce fa a chi ci ascolta e anche a noi. A tutti, buona davvero. Pasqua a te. Buona Pasqua, grazie, a tutti di Resurrezione. Buona grazie Pasqua, a voi. Grazie. Torneremo fra poco, dopo la pubblicità, anche a quel silenzio di cui parlavi, a quel silenzio in musica e canto con Isabel Panè e Francesco Paniccia, ma torneremo anche per le vie di Taranto con la processione. Fra poco. Diamo nuovamente voce all'arte in questo Venerdì Santo. Vogliamo subito lasciare la parola proprio all'arte e ascoltare in silenzio Stabat Mater, composto da Isabel Panè e il maestro Lorenzo Valente, accompagnata dall'altro maestro Francesco Paniccia. Ecco, ascoltiamo Isabel Panè. Come le tue mani
sulla morte la luce della verità non ha nessun'ombra, nel mondo ci sarà la gioia del perdono. Io piango ma lo so che tu ci salverai. Gesù, figlio mio, in silenzio. Grazie. Grazie Isabel Panè. Grazie Francesco Paniccia. Vi ritroveremo fra poco per continuare a vivere questo silenzio e anche questa parola che si fa musica. Grazie. Sì, Giacomo, però prima vogliamo tornare a Taranto, perché questa mattina stiamo facendo insieme questo viaggio proprio nei riti della Settimana Santa a Taranto, e ora ci aspetta il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, che è Mimmo Mazza. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, buongiorno, stiamo vivendo insieme questa mattinata così, vediamo dalle immagini c'è tantissima gente, molto partecipata. Ci puoi raccontare come sta proseguendo la mattinata a Taranto? Molto. Beh, questo è uno dei momenti più suggestivi dei riti della Settimana Santa di Taranto, che risalgono al 1700. È il momento in cui la processione dell'Addolorata, che uscirà questa notte a mezzanotte dalla chiesa di San Domenico nel cuore della città vecchia, arriva davanti alla chiesa del Carmine, in piazza Carmine, nel borgo di Taranto. La chiesa del Carmine è molto importante perché è la chiesa dalla quale oggi pomeriggio alle 17 uscirà la processione dei misteri, e il fatto che la processione dell'Addolorata, che invece esce giovedì santo, passi dinanzi ovviamente è un momento che viene seguito da tantissima gente, perché si vuole riunire in questo momento molto particolare. Non so se riuscire a sentirmi per bene perché ovviamente stanno suonando le bande, le marce funebri, però è un momento molto particolare, ci sono decine di persone in piazza per aspettare questo momento, questo incontro tra le due processioni. Le sentiamo distintamente, Mimmo, le marce funebri, ma riusciamo anche a sentire la tua voce. Noi abbiamo l'impressione di essere veramente lì fra le strade, anche perché sono manifestazioni ricche di devozione, ma veramente coinvolgenti, così come è coinvolgente la figura dei perdoni che abbiamo già visto e intravisto, che con loro incedere portano avanti questa processione penitenziale. Che cosa vuol dire indossare quell'abito, incappucciarsi, privarsi esternamente di un'identità per lasciare entrare qualcos'altro? Lo vediamo in questo servizio. Quando ci si abbassa il cappuccio riesce anche a vedere tutta la propria vita che passare davanti agli occhi. Essere perdoni appartenenti all'Arciconfraternita del Carmine di Taranto significa tanto, e ci si aggrega per tante motivazioni che possono essere legate
agli affetti, possono essere legati a, purtroppo, a delle disgrazie. Per quanto mi riguarda, mi sono aggregato 22 anni fa alla Confraternita del Carmine a causa di un lutto, un grave lutto in famiglia. Nel 1998 io ho perso un fratello. Questa non riesco ad affrontarla così. Diventare confratello mi ha sicuramente aiutato tanto ad assorbire il dolore e ad affrontarlo anche in una maniera, diciamo, più cristiana. Il perdono io lo vedo come un veicolo di fede. Il pellegrinaggio del Giovedì Santo è un rito molto antico. Vengono visitate dalle coppie dei perdoni gli altari della reposizione, quelli che una volta si chiamavano sepolcri. La nazicata è il dondolio, è una danza interiore, una danza del cuore che viene, diciamo, naturalmente, soprattutto quando è accompagnata dalle musiche delle nostre famose marce funebri. Noi amiamo molto guardare i volti delle persone che si rivolgono con lo sguardo alla Madonna o piuttosto che a Gesù morto, a Gesù sulla croce, i volti dei bambini. E quindi quando io, per esempio, so di aver fatto venire a vedere la processione a una famiglia, a degli amici che magari non erano mai venuti prima e che rimangono colpiti dal raccoglimento, dalle preghiere, sono contento e sono... diciamo sicuro che aggregarsi è stata la scelta giusta. Fra poco ritorneremo a Taranto su quelle strade accanto ai perduni. Ringraziamo Mimmo Mazza che è collegato con noi, che ritroveremo fra pochissimo quando ci ricollegheremo con lui, così come ringraziamo e troviamo fra pochissimo Monsignor De Gregorio sempre qui in studio. Sì, intanto ci fermiamo qualche istante, il tempo della pubblicità, dopo daremo la linea al TG2000 Flash, ma vogliamo ricordare che Borghi d'Italia questa settimana, domani e domenica alle 12.15, andrà proprio in provincia di Taranto per scoprire Mottola. Noi ci ritroviamo dopo il TG2000, continuiamo a vivere questa mattinata insieme e arriverà a trovarci anche Don Luigi Maria Epicoco. Tutto questo a più tardi. Grazie a Leonardo Possati e grazie naturalmente a tutta la redazione di TG2000 Flash. Vi ricordiamo che se in questo momento non state vedendo la Santa Messa non è per un qualcosa di sbagliato, ma è semplicemente ciò che il Venerdì Santo prevede, Venerdì Santo che abbiamo cominciato a vivere insieme da questa mattina, grazie attraverso le arti qua a Di Buon Mattino, attraverso l'arte dell'iconografia e anche quella della musica. Della musica, perché stiamo scoprendo proprio l'importanza della musica sacra durante proprio i riti della Settimana Santa e lo stiamo facendo insieme. Continuiamo a parlarne con Monsignor Vincenzo De Gregorio, che si è fermato con noi. Grazie, Monsignor De Gregorio. Abbiamo ascoltato l'importanza delle marce funebri durante la processione dell'Addolorata, i canti di passione in Salento e non solo. Ogni regione in Italia ha le sue tradizioni. Io volevo chiederle però l'importanza della musica sacra. Non tutta la musica sacra però è anche musica liturgica. Ci può aiutare a capire meglio la differenza tra appunto la musica sacra e quella liturgica? Io comincerei col dire che non esiste la musica sacra, esiste la musica. Poi essa è a disposizione e funzionale a delle situazioni. Perché? Se dovessimo parlare di musica sacra, vorrebbe dire che esiste una musica strumentale che di per sé è sacra. E non è vero. Il cristianesimo ha smontato completamente il potere della magia degli strumenti. Se una musica strumentale fosse sacra, vorrebbe dire che porta in sé un potere, una forza, un'energia mistica, spirituale, che non è vero, perché nel nostro caso tutto ciò che è veramente funzionale alla nostra preghiera è soltanto la parola. La parola esaltata dal canto, quindi forse dovremmo dire che esiste il canto sacro eventualmente, ma non la musica sacra. Però poi l'uso degli strumenti è sempre funzionale ad accompagnare, introdurre, intervallare e poi i testi liturgici. Quindi da questo punto di vista la nostra tradizione è stata geniale
sempre nell'Occidente, perché siamo noi occidentali, come cattolicesimo occidentale, ad aver avuto questa capacità, probabilmente mutuata dalla mentalità romana, no? Mentalità pratica, mentalità che si immette, si immerge nelle situazioni reali dei popoli nei quali l'impero romano si è introdotto. E allora, questa capacità di introdursi nella sensibilità della gente usando gli strumenti che sono lì disponibili. Allora, la musica è liturgica, il canto liturgico è quello strettamente connesso ai riti, laddove liturgico si intende i testi e i gesti, che poi si accompagnano con i colori, con le luci e con i suoni. Per il resto si tratta semplicemente di farsi aiutare dalla musica anche strumentale, perché tutto questo sia funzionale poi alla preghiera, alla ritualità, alle emozioni, perché no? Allora, ecco che nella nostra situazione occidentale sono entrati ad esempio gli strumenti a un certo punto che per alcuni secoli furono ritenuti maleodoranti di paganesimo, per molti secoli. L'inizio del culto era assolutamente estraneo agli strumenti musicali. Però cosa succede? Nel secolo VIII viene regalato un organo dall'imperatore d'Oriente. Guarda un po' dove si era conservata la tradizione della costruzione degli organi. Noi siamo convinti che l'organo è uno strumento liturgico per eccellenza cristiana. Non è vero. No. Era uno strumento per il paganesimo che si usava all'aperto perché faceva chiasso. Essendo uno strumento a fiato però artificiale, riusciva a fare chiasso. Nell'VIII secolo dall'Oriente si era persa memoria di come costruire gli organi in Occidente, ma dall'Oriente arriva questo regalo a Pipino il Breve in Francia, viene collocato in una chiesa a Compiègne, San Corneille in Compiègne, e da lì comincia la storia di uno strumento in chiesa. E poi dopo un po' di tempo anche altri strumenti vengono inseriti, perché nel momento in cui la chiesa, sempre questa genialità di evolversi con i tempi, lasciando un po' da parte il gregoriano e cominciando la polifonia, comincia a fare il cosiddetto contrappunto, vale a dire una voce canta una cosa, un'altra voce ne canta un'altra, e però stanno insieme. Questo sistema vocale diventa poi anche tradotto per gli strumenti. E comincia la grande storia. Che meraviglia! È affascinante sentire tutto ciò che c'è dietro a quello che a volte diamo per dato, per scontato. Noi vogliamo ritornare, poco fa abbiamo sentito proprio dalle vie di Taranto quei canti funebri che arrivavano alle nostre orecchie. Vogliamo ricollegarci con Taranto, dove, lo ricordiamo, stavamo assistendo alla processione della Dolorata. Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, dovrebbe essere ancora collegato con noi per raccontarci, eccolo qua, lo vediamo nei nostri schermi, per raccontarci non solo come sta procedendo questa giornata, ma anche quel valore artistico che c'è dietro quelle statue che abbiamo scorto in processione. Prego. Sì, la statua della Dolorata sta proseguendo il suo cammino, è passata davanti alla Chiesa del Carmine, dove il Monsignor Marco Gerardo, che è il padre spirituale della Confraternita del Carmine, gli ha impartito la benedizione. Adesso sta proseguendo il suo cammino, ci sarà poi una sosta alle 11 e il rientro a San Domenico è previsto per le 15. Il valore delle statue è molto importante, sono statue di origine leccese, di maestri cartapestai, sono state risalenti al 1700, che vengono curate con molta attenzione da parte dei confratelli, vengono curate le statue, vengono curati i vestiti, perché è un patrimonio inestimabile. Sono statue che vengono anche richieste da altri luoghi d'Italia per delle mostre, perché sono delle statue davvero fatte in maniera molto bella. Direttore, volevamo chiederti come vivi tu queste processioni, questi momenti? Ma li vivo in maniera molto intensa per la professione che svolgo, naturalmente le seguo in prima persona ormai da più di 20 anni, e sono un momento particolare di devozione anche per noi giornalisti che lo raccontiamo, perché la particolarità di queste processioni è, secondo me, quella che ognuno che vi partecipa vede delle cose personali, vede del suo, attratto da un particolare, attratto dalle monce funebri, attratto dalla fede e dalla devozione che contrassegnano queste processioni in un momento in cui viviamo in una società secolarizzata e secolarizzante. Quindi ritrovarsi in questo momento così sacro, così di devozione, di attenzione, è un fatto molto importante che riguarda chiunque vi prenda parte. Grazie, grazie Mimmo Mazza, grazie per farci vivere anche noi questa mattinata come se fossimo lì a Taranto. Noi ritorneremo tra qualche minuto. Giacomo.
Nel frattempo però, grazie, ci vogliamo godere un altro momento che ci viene regalato proprio all'interno di questo studio. Riascoltiamo, ridiamo voce alla musica e al canto. O Crux, Ave Spes Unica, composta dal maestro Francesco Paniccia e Isabel Panè. E allora riascoltiamo subito. Isabel Panè, Francesco Paniccia, e questa volta venite pure, accomodatevi qua nelle nostre poltrone per vedervi. Insomma, vi abbiamo sentiti all'opera, ma adesso vogliamo anche sentire qualche parola da voi. Grazie innanzitutto per ciò che ci avete portato quest'oggi. Voi siete due musicisti impegnati da sempre a comunicare, a comporre, anche a comunicare la fede attraverso la musica. Questo è un po' qualcosa che ti ha caratterizzato sempre, Isabel? Da molti anni, non da sempre, da molti anni. Più o meno dal 2002-2003 per quanto riguarda i concerti di musica sacra. E dal 2008 con questo progetto dedicato esclusivamente alla Madonna, che ha avuto il suo battesimo nel santuario di Orsoleo, Santa Maria di Orsoleo in Basilicata, e nel 2008. Un progetto, perdonami Isabel, Canto a Mariam, giusto? Canto a Mariam, sono canti dedicati alla Madonna, negli anni si sono arricchiti e sono, il CD è stato prodotto nel 2021, e le edizioni sono della Barbin e contiene questi canti, sono 12 canti che sono i più significativi di tutto questo percorso, perché poi nei vari concerti fatti in questi anni ci sono stati tanti canti che si sono anche dati il cambio, non so come dire. Questi sono quelli a cui sono molto legata. C'è anche un canto in arabo, per esempio, o l'Ave Maria di Fatima,
Si va dal canto tradizionale al canto, anche a musica pop dedicata alla Madonna. C'è un Ave Maria composta da Eric Clapton, per esempio. E poi ci sono dei pezzi composti da me, un Magnificat composto da me. Ho voluto anche un po' rielaborare alcuni pezzi tradizionali come l'Ave Maria di Lourdes e quella anche l'Ave Maria di Fatima. Francesco, tu sei rientrato in questo progetto proprio con tutte le scarpe, le scarpe, assolutamente. Felicemente, direi, alla fine, perché in qualche modo è un progetto innanzitutto di grande valore artistico e che quindi ho sposato da un punto di vista musicale totalmente, e poi naturalmente è comunque frutto di lavoro, di passato, di vissuto della persona che amo, per cui ovviamente poi attraverso la musica si riesce a rendere, insomma, gloria a Dio, ma si riesce, insomma, anche a vivere più intensamente il rapporto, il nostro matrimonio anche, che comunque ha nella musica un grandissimo elemento, ovviamente, che ci unisce. Noi vi ringraziamo per essere stati qui in questo Venerdì Santo. Grazie a voi. Grazie al maestro Francesco Paniccia, grazie Isabel Panè. Grazie a voi. E grazie Monsignor De Gregorio per averci aiutato in questa mattinata a comprendere l'importanza dei canti sacri e delle tradizioni e dell'importanza dell'unione tra la musica e la fede. Grazie. Noi ci ritroviamo, Giacomo, dopo la pubblicità. Esatto, pubblicità, e poi torna a trovarci da Luigi Maria e Picopa, fra poco. Venerdì Santo, questa mattina stiamo viaggiando, stiamo raccontando i riti della Settimana Santa a Taranto. La nostra mattinata da vivere insieme, Giacomo, non è finita, ma continuiamo con il nostro ospite che viene a trovarci. Chi è, Giacomo? Ve l'abbiamo svelato già prima della pubblicità, è Don Luigi Maria Picocco che sta per entrare, però prima vogliamo tornare alla giornata di ieri per vedere, ieri è stata naturalmente Giovedì Santo con tutti i riti tradizionali, inclusa la lavanda dei piedi che ieri è avvenuta nella casa circondariale femminile di Re Bibbia. Andiamo a vedere le immagini di ieri di Papa Francesco a Re Bibbia e poi ne parliamo. La lavanda dei piedi di Gesù. Gesù si umilia. Gesù con questo gesto ci fa capire quello che lui aveva detto. Io non sono venuto per essere servito, per servire. Ci insegna il cammino del servizio. Chiediamo oggi al Signore la grazia di non stancarsi. Sempre, tutti noi abbiamo piccoli fallimenti, grandi fallimenti, ognuno ha la propria storia, ma il Signore si aspetta sempre con le braccia aperte e non si stanca mai di perdonare. Don Luigi, benvenuto. Abbiamo appena visto queste immagini molto toccanti proprio della lavanda dei piedi di ieri di Papa Francesco nel carcere di Re Bibbia. Papa Francesco dice Gesù si umilia con quel gesto. Cosa ci insegna? Cosa vuol dire? Perché è così importante quel momento? Innanzitutto è molto bello che negli ultimi 10 anni Papa Francesco ci ha abituati ad accendere riflettori sugli invisibili. È come se volesse mescolare la liturgia alla nostra storia, alla nostra cronaca e dirci che quando noi ci inginocchiamo davanti alla croce di Cristo, questi crocifissi continuano a essere nella nostra società. Sono quelli che noi scartiamo, quelli che hanno sbagliato, quelli che vivono una fatica dell'esistenza. E Papa Francesco si reca proprio da questi crocifissi, si mette in ginocchio e bacia loro i piedi. E ci insegna qualcosa di molto importante, cioè che l'esperienza dell'amore di Dio va accolto esattamente in quella parte della nostra vita più fragile, quella in cui proviamo più vergogna.
lì dove non vorremmo far entrare nessuno, lì Gesù vuole entrare. Perché se l'amore tocca la nostra fragilità, allora sì che cambia qualcosa dentro la nostra vita. Vogliamo collegarci con qualcuno che ieri era presente in quel luogo ed è padre Raffaele Di Muro, a cui diamo il buongiorno. Benvenuto padre Raffaele. Buongiorno. Ciao padre Raffaele, preside, lo ricordiamo, della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum. Allora, subito ti chiediamo padre Raffaele, com'è andata ieri? Che cosa ci racconti? Sì, è stata un'esperienza molto toccante, lo diceva prima Don Luigi Maria Epicocco, cioè questo faro, questo riflettore forte su chi vive nascosto. È stato un segno molto importante da parte del Papa. Nelle immagini che stiamo vedendo si vede un gesto, quello sicuramente più bello, più intenso della celebrazione di ieri. Le ragazze a cui il Papa lava i piedi, tutte praticamente poi iniziavano a piangere per l'emozione, per la grandezza di quel momento che percepivano, che stavano vivendo. Cioè il Papa ha dato loro un segno molto importante di una dignità che queste persone, queste ragazze hanno, al di là di quelli che sono stati i loro errori, di quelle che sono state le motivazioni per cui si trovano lì. Il Papa ha fatto un gesto veramente molto forte e questo pianto, quello che vediamo e che ci ha commosso tutti ieri, era proprio il segno di una dignità ritrovata, ridata, ma soprattutto il segno di una realtà importante. Cioè non dimentichiamo queste persone. Cioè il gesto del Papa è stato molto forte, cioè ha dato luce a persone che rimangono al buio sempre. Allora è bello che questa luce continui a risplendere. Padre Raffaele, per far continuare a risplendere questa luce, cosa possiamo fare? È un modo anche per riflettere su quello che ognuno di noi può fare proprio in queste giornate. Sì, io penso che sia bello dedicarsi a questo tipo di servizio. Cioè io penso che ancora poche persone offrono la propria disponibilità, il proprio tempo per queste persone, questi ragazzi, queste ragazze che si trovano in carcere. C'è un grande bisogno di accompagnarli, di parlare con loro e di sostenerli. È possibile questo attraverso, per esempio, le diocesi dovunque ci sono dei responsabili della pastorale carceraria. Io credo che sia molto importante prendersi cura anche di queste persone, oltre che prendersi cura delle tante persone che hanno bisogno, che hanno necessità di un sostegno. Però le carceri sono un luogo considerato impervio, pericoloso. Non è così. Si trovano persone cariche di una umanità molto ricca, persone che magari possono aver commesso degli errori. Ci sono anche persone che si trovano lì anche non avendo commesso errori, e quindi è molto bello che facciamo sentire la loro presenza. Non è difficile, non è impossibile, e soprattutto è bene togliere dal proprio cuore la barriera del pensiero di un luogo impervio o pericoloso, chissà di che tipo di difficoltà. Ecco, quindi è molto importante, secondo me, sensibilizzarci anche a questo tipo di accompagnamento. La barriera del pregiudizio, Don Luigi, si spegne quando si accende il faro della misericordia, come accade il Giovedì Santo. E Papa Francesco non ha esitato a ricordare che Gesù perdona, perdona sempre e perdona tutto e tutti. In realtà il disagio che noi proviamo nei confronti della miseria degli altri è l'incapacità di accogliere la nostra di miseria. Quindi quella distanza di sicurezza che noi mettiamo con la parte sbagliata delle persone che abbiamo di fronte a noi dice che ancora noi non abbiamo fatto una vera esperienza di riconciliazione. Quando una persona si sente perdonata, guarda con misericordia anche la miseria degli altri. Quando una persona non accoglie la propria miseria, la giudica invece negli altri e prende un po' le distanze. Gesù nel Vangelo ha una frase significativa, profonda, efficace. Dice che noi siamo più capaci di riconoscere la pagliuzza nell'occhio dell'altro che la trave nel nostro occhio. Allora, quando teniamo gli occhi aperti sugli errori degli altri e sul disagio che proviamo a volte ad avvicinarci a quella che è la loro storia, anche le storture della loro storia, questo dice molto su quanto cammino ancora noi dobbiamo fare dentro noi stessi. Don Luigi, quest'anno per la prima volta per la Via Crucis le meditazioni verranno scritte direttamente da Papa Francesco e avranno il titolo In preghiera con Gesù sulla via della croce. Cosa ne pensi? Beh, noi non dobbiamo dimenticare che il nostro Papa è un gesuita.
E essendo gesuita, la spiritualità di Sant'Ignazio è proprio quella di entrare in maniera affettiva dentro proprio la storia di Gesù. La contemplazione ignaziana è leggere il Vangelo sentendoci dei personaggi all'interno un po' di questo Vangelo. Allora, noi dobbiamo immaginare che il Papa ci ha offerto qualcosa che sicuramente è frutto del suo percorso anche personale, della sua vita da gesuita, della sua spiritualità che ha contrassegnato la sua storia. E quindi credo che noi troveremo delle meditazioni in cui la sofferenza di Gesù diventerà la grande chiave di lettura della sofferenza degli altri. Ed è bello che il Papa stesso, dopo aver dato voce a tanti personaggi, a tante persone che in realtà in questi anni ci hanno offerto queste meditazioni, sia egli stesso la persona che ci detta spiritualmente il passo di questo cammino. Padre Raffaele, poco fa ci hai raccontato l'emozione che c'era in te e anche nelle detenute che ieri si sono rese protagoniste della lavanda dei piedi. Vogliamo ricordare per quale motivo tu ti trovavi lì? Sì, mi trovo lì perché dal 2009 vado in carcere a Rebibbia, il carcere femminile, per un servizio che faccio come volontario affiancandomi ai cappellani, e quindi dal 2009 vado a Rebibbia sia per le celebrazioni, non solo, ma anche per le confessioni, per l'ascolto, per l'accompagnamento spirituale, quindi ci ritornerò questo pomeriggio per la Via Crucis, quindi questo è come dire, un campo in cui si può seminare veramente tanto tanto bene, perché ci sono persone che hanno, come dicevo prima, una umanità molto ricca che semplicemente va aiutata a venire fuori, e quindi il motivo per cui ero lì è quello, sì. Grazie padre Raffaele Di Muro, grazie per essere stato con noi questa mattina e buona Pasqua. Buona Pasqua padre Raffaele. Buona Pasqua a tutti, un caro saluto a tutti. Noi vogliamo ritornare, Giacomo, Don Luigi, questa mattina stiamo vivendo i riti della Settimana Santa, il Venerdì Santo a Taranto. Allora è proprio lì che vogliamo tornare, dove ci aspetta Mimmo Mazza. Sì, siete di nuovo collegati in diretta con Taranto, siamo in via Anfiteatro e questo è l'ultimo tratto mattutino della processione della Addolorata, ed è un momento molto particolare perché il corteo della processione della Addolorata si incrocia con il corteo dei confratelli del Carmine, che invece sono in giro per fare le visite e il pellegrinaggio agli altari della Reposizione. È un momento molto particolare perché ci sarà questo incrocio tra i due cortei ed è un momento anche molto suggestivo che riempie le piazze e le strade di Taranto. Mimmo, ci raccontavi del fatto che sono 20 anni ormai che segui i riti della Settimana Santa in quel di Taranto, avrai avuto modo evidentemente di vederli crescere e andare avanti nel corso del tempo, anche con le difficoltà che ci possono essere state durante il periodo della pandemia, forse in qualche modo risuperate con rinnovata gioia di esserci, di partecipare, di essere e ritrovarsi come comunità in questi riti. È proprio così, tanto è vero che dopo la pandemia, che ha imposto ovviamente uno stop forzato ai riti della Settimana Santa, i riti sono ritornati con maggiore forza e si sta organizzando per l'anno prossimo un'edizione speciale dei riti della Settimana Santa, perché l'anno prossimo le processioni dei misteri si svolgerà in Città Vecchia, non più in Città Nuova come avviene ormai da anni, ma tornerà in Città Vecchia come avveniva in antichità, perché l'isola antica di Taranto è un luogo d'affetto per noi tarantini, per chi segue i riti con attenzione, e il fatto che nei vicoli della Città Vecchia tornerà la processione dei misteri viene già d'ora annunciato e molto atteso per la prossima edizione. Mimmo, vogliamo sottolineare anche il grande valore artistico della statua dell'Addolorata, ma non solo dell'Addolorata, anche di tutte le altre statue che vengono portate in processione. Ma esiste una vera e propria asta per avere il privilegio di portare queste opere d'arte in processione? Sì, sono le gare che si svolgono la Domenica delle Palme, sono gare indette dalle due confraternite che organizzano le processioni, la confraternita Addolorata e la confraternita del Carmine. Quest'anno c'è stata una cifra record per aggiudicarsi l'onore di portare la statua della Addolorata in processione, sono stati spesi 113.000 euro, sono soldi che vanno ad alimentare le mense dei poveri che sono gestite dalle due confratelli, quindi sono soldi che vanno direttamente in beneficenza, ma c'è stata questa gara tra confratelli molto partecipata, molto attiva, per avere l'onore e il privilegio di portare in processione la statua della Addolorata. L'asta ha riguardato anche tutte le 8 statue della processione dei misteri che prenderà il via oggi pomeriggio alle 17 dalla chiesa del Carmine. L'importo complessivo sfiora il 500.000 di euro e sono soldi che vanno destinati alla curia
e alle confraternite che gestiscono le mense dei poveri della città di Taranto. Hai nominato le processioni dei misteri, allora noi vogliamo viverle ancora più da vicino attraverso questo servizio. Essere priore dell'Arciconfraternita del Carmine di Taranto significa essere il fratello maggiore di 2.800 iscritti del nostro sodalizio. Significa avere la capacità di vivere le stesse emozioni e sensazioni che i miei confratelli e le mie consorelle vivono nei giorni della Passione, quando esprimiamo i riti della pietà popolare che sono radice storica della nostra città. Taranto, in questi giorni, e nelle ore dei riti, si ritrova tutta riversata nelle strade ed è una radice storica che ci porta ad appartenere a questa comunità della confraternita e di vivere nel tessuto sociale realmente, concretamente, la radice storica di questa comunità ionica. La processione è nata nella città vecchia, quando la città vecchia era l'unica città, insomma, e poi si è spostata nel borgo Umbertino perché qui ha sempre avuto sede la nostra chiesa, la nostra confraternita. Una delle particolarità di questa processione è proprio la lentezza. I confratelli del Carmine umiliano la velocità. La confraternita del Carmine è stata fondata 350 anni fa e svolgeva solo il rito del pellegrinaggio insieme ad altre confraternite cittadine e 250 anni fa, precisamente nel 1765, una famiglia nobiliare di Taranto, la famiglia Calò, donò alla nostra confraternita due statue, quella dell'Addolorata e di Gesù Morto, quale la confraternita si impegnava a perpetrare nel tempo e nei secoli, come effettivamente poi è accaduto, questa processione che aveva iniziato la famiglia Calò. I tarantini sono legati a noi, ai perdoni, perché è un'identificazione dell'appartenenza alla comunità ionica. Certamente il legame con la confraternita è passionale. Per noi l'abito di rito rappresenta una seconda pelle, lo indossiamo con disinvoltura, non ci sentiamo fuori luogo quando indossiamo l'abito di rito, che è un momento per ritrovare se stessi e il motivo per cui si è fatto quel rito. Questo aiuta molto il nostro cappuccio, indossiamo un cappuccio stretto che ci copre completamente il volto e che ha solamente due buchini molto piccoli per guardare, pertanto il nostro sguardo è concentrato in un'unica direzione, che è quella di Gesù. E vogliamo ringraziare Mimmo Mazza, a cui diciamo che se è disponibile ci possiamo collegare fra qualche minuto per un saluto e un augurio con lui. Mimmo. Sì, va bene, va bene, va benissimo. Grazie mille, a fra poco allora. A più tardi. Don Luigi, questa mattina stiamo facendo un viaggio in Puglia, siamo stati a Taranto, prima a Lecce per i Canti di Passione. Vediamo davvero, riscopriamo in Italia tanti modi e tante tradizioni di vivere la Settimana Santa. Ma oggi siamo nel cuore del Triduo Pasquale che ci accompagna proprio al giorno di Pasqua. E qual è il modo giusto? Ci puoi dare un consiglio per vivere al meglio questo Venerdì Santo? Il priore della confraternita del Carmine ha usato un'espressione molto bella, ha detto mortificare la velocità. Noi mortifichiamo la velocità quando rallentiamo il passo per camminare accanto a chi fa fatica, cioè l'esperienza di vivere la passione di Cristo significa imparare la compassione. Noi teniamo gli occhi fissi su una persona che soffre, non semplicemente per essere degli spettatori, ma per lasciarci evangelizzare da quella sofferenza, sentire la sofferenza dell'altro, compatire. Ecco, questa è la compassione. Allora, in questo senso, per noi vivere il Venerdì Santo significa certamente tenere lo sguardo fisso sulla passione di Cristo, ma per riconoscere quella passione in tutti i fratelli e le sorelle che sono accanto a noi e paradossalmente per riconoscere la medesima passione anche in noi stessi. Guardiamo a Lui per riconoscere gli altri e noi stessi. In questo senso, lo stesso rito della lavanda dei piedi a cui abbiamo assistito ieri e che abbiamo anche in parte rivissuto questa mattina sembra essere un doppio invito anche per noi, sia essere le persone che si inchinano
andando a toccare, a baciare la parte più sporca, più esposta al sudiciume, che sono i piedi dell'altro, ma anche renderci disponibili al fatto che qualcuno lo faccia per noi, incontrare in quello la misericordia che molto spesso magari in questo mondo meritocratico pensiamo di non meritare, appunto. Beh, infatti credo che abbiamo costruito una sorta di retorica del servizio, cioè dobbiamo servire, dobbiamo donarci, ma Gesù nel Vangelo di Giovanni ci insegna qual è la vera strada per imparare il servizio. Pietro, che fa resistenza a farsi lavare i piedi da Gesù, si sente dire da Gesù: se non ti lasci lavare i piedi non puoi sederti a tavola. Quasi a voler dire che nessuno di noi può capire davvero il perdono se innanzitutto non si lascia lavare i piedi, se non fa egli stesso l'esperienza di essere perdonato. Quindi io posso donarmi se mi lascio perdonare. C'è una sorta di scaletta giusta in tutto ciò. Prima ti lasci lavare i piedi, poi Gesù aggiunge: adesso dovete farlo gli uni gli altri, mai il contrario. Don Luigi, oggi stiamo seguendo la processione dell'Addolorata. L'Addolorata ci fa riflettere anche forse sulle tante madri, le tante madri che stanno accanto a figli malati. Pensiamo anche all'attualità, tante madri che hanno perso in questo periodo, dove la pace davvero sembra a volte un'utopia, hanno perso i loro figli. Sì, l'immagine di una madre che soffre per un figlio non è semplicemente il dolore puntuale, ecco, di una donna che perde un figlio, ma è proprio l'atteggiamento esistenziale di chi non diserta la croce degli altri. Cioè, una madre non abbandona mai un figlio, soprattutto nel momento in cui il figlio sta vivendo una prova. Anzi, il legame diventa più intenso, più intimo, man mano che aumenta la difficoltà di un figlio. Se una madre deve in qualche maniera essere più presente, esprimere una preferenzialità, esprime una preferenzialità nei confronti del figlio che ha più bisogno. Quindi è paradossale, ma più c'è un'esperienza di dolore nel figlio, più la presenza di una madre diventa stabile, fedele, silenziosa. Il Vangelo su questo è assolutamente traumatico nel raccontarci questo, perché ci dice che tutti i discepoli maschi fuggono via, e invece la compagnia che accompagna Gesù fino alla fine, fino alla sepoltura e poi finalmente fino alla Pasqua, è tutta una presenza femminile. Ecco, il mondo femminile, il mondo rappresentato da Maria, è il mondo della fedeltà, rimanere fedeli quando non conviene più. Questo dovrebbe essere anche l'immagine della Chiesa, perché in fondo Maria rappresenta la Chiesa così come dovrebbe essere. La Chiesa, per essere Chiesa, deve essere con Maria, cioè rimanere accanto alla croce delle persone anche quando non può fare nulla, manifestando questa presenza come l'opera più grande di evangelizzazione. È una maternità che sembra non finire mai, anche e soprattutto con e dopo la morte del figlio. Noi in questi giorni in studio abbiamo ospitato storie che ci hanno anche toccato, di genitori che hanno subito la perdita di un figlio o di una figlia, e siamo rimasti sorpresi anche nel vedere non solo la forza di queste persone, ma anche lo spessore di chi dice: io continuo a essere madre anche se mia figlia, anche se mio figlio è morto, anzi forse riesco a esserlo addirittura di più. Questo